Ormai sembra pressoché sicuro. Con l'aumentare delle informazioni su Pokémon Sole e Pokémon Luna, le speculazioni sull'inserimento del tema dell'alchimia nei nuovi titoli Pokémon sembra davvero cosa fatta. Ma prima di giungere alla nostra domanda principale, ossia cosa c'entra Magyarna con tutto ciò, direi che è doveroso riassumere tutti i riferimenti all'alchimia fino ad ora scovati in Pokémon Sole e Luna, anche perché sul mio canale ne ho parlato davvero poco. Dunque, iniziamo a capire cos'è l'alchimia. Essa è in breve la scienza medievale antenata della moderna chimica, il quale scopo principale era quello di creare la pietra filosofale, insomma una sostanza leggendaria in grado di fare praticamente tutto, dal risuscitare persone a trasformare qualsiasi cosa in oro, donare l'immortalità, insomma poteva fare veramente qualsiasi cosa. Ovviamente si tratta di fantasticherie medievali, ma al tempo essa era davvero considerata ottenibile. Quindi perché Magyarna potrebbe essere una pietra filosofale? E cosa lega i nuovi giochi all'alchimia? Beh, moltissimi fattori. Praticamente tutto ciò che conosciamo su questi giochi allude a questa antica scienza. Tanto per cominciare, parliamo di Solgaleo. Questo Pokémon, conosciuto come colui che si nutre del sole, è un chiaro riferimento alla rappresentazione in alchimia della raffinazione dei metalli, ossia la figura di un leone verde che divora appunto un sole. Quest'ultimo rappresenta il metallo grezzo, mentre il leone verde simboleggia l'acqua ragia, un acido tinto di verde che permette di ottenere dal minerale grezzo l'oro puro, ambito da tutti gli alchimisti. Anche i tre starter sono riconducibili all'alchimia. Essi infatti nei tratti fisici presentano i simboli dei tre principi di ogni elemento secondo questa scienza, ossia sale, zolfo e mercurio. Essi curiosamente sono in ordine, mescolanza di terra e aria, con la terra riconducibile a Rowlet in quanto sappiamo essere ispirato a un gufo hawaiano che nidifica sul terreno, mescolanza di fuoco e aria e mescolanza di acqua e aria. Coincidenze? Un altro fattore davvero degno di nota è il seguente. La prima, la terza e la sesta generazione sono collegate tra di loro. Perché? Per il semplice fatto che i remake di prima generazione appartengono alla terza, mentre i remake di Rubino e Zaffiro fanno parte della sesta. Quindi è plausibile che la seconda e la quarta siano legate alla settima. Guarda che strano, in alchimia il sole è associato all'oro, mentre la luna è associata all'argento. Ed ecco di nuovo la teoria della nuova Johto che viene a galla. Infine, se noi unissimo questi due simboli, cosa verrebbe fuori? Quello del platino, quarta generazione. E adesso passiamo al famoso progetto Azoth. Questo è infatti il nome con il quale è chiamato il piano di Team Magma e Team Hydro, ma è allo stesso tempo il nome del regno che Magyarna ha creato. Ma che diavolo vuol dire Azoth? Non ci avreste mai scommesso, ma ha a che fare con l'alchimia, sorpresi vero? Infatti Azoth è considerata una sostanza guaritrice di ogni cosa, spesso vista anche come il mercurio o come la pietra filosofale. E questo Azoth a cosa può essere associato? Al sole e alla luna, divisi da due creature che si scontrano. Forse assisteremo ad un combattimento tra Solgaleo e Lunala? Può darsi, ma sta di fatto che attorno ad Azoth si stanno creando collegamenti mica banali. Le stesse lettere della parola forniscono indizi. Nell'alfabeto greco la A è la alfa, mentre le altre lettere sono quelle finali degli alfabeti romano, greco ed ebraico, ossia Z, la O che rappresenta l'omega, e TH che simboleggia la lettera Tav. Dunque Azoth è l'inizio e la fine di ogni cosa, proprio come Zaffiro Alfa e Omega Rubino. Azoth però è legato anche al concetto ebraico di infinito, di Dio prima che creasse l'universo. E anche l'origine del termine, sempre ebraico, Or Ein Sof, che vuol dire letteralmente luce infinita. E a cosa è fortemente connessa la luce? Ah già, l'energia. E chi ha creato nel mondo Pokémon la forma di energia infinita? Azeta, l'allenatore millenario che riportò in vita il suo Floette utilizzando questa energia infinita. Aspettate, però quali sono le iniziali della parola Azoth? Azeta, proprio lui. Ora, Magyarna è creato da uno scienziato 500 anni fa, il quale creò il cuore che banalmente dona la vita a questo Pokémon. Quest'ultimo è il Soul Heart, ed è visibile sotto le sembianze di una pietra. Che sia la pietra filosofale dunque quest'ultima, dato che dà la vita a Magyarna? Se tutti i legami con l'alchimia sono veri, allora anche questo nodo potrebbe venir sbrogliato.
Inoltre sappiamo che Magyarna può trasformarsi in una Pokéball ed è quindi molto probabile che sia proprio il prototipo di queste. Si è dotato di infinita energia. Forse anche le Pokéball funzionano con lo stesso meccanismo? Questa è un'altra storia e vi invito a guardare il video nella descrizione per saperne di più. Detto ciò, l'abilità di Magyarna Soul Heart permette di aumentare il proprio attacco speciale qualora un Pokémon dovesse venire sconfitto in battaglia, suggerendo che tuttora questa infinita energia assorbe la forza vitale di altri Pokémon, proprio come AZ fece con la sua arma letale. Infine, guardate la mappa di Luminopoli e ora guardate questo strano schema di figure. Esso era usato dagli alchimisti per cercare di ottenere la pietra filosofale. Un'ennesima coincidenza? Bene ragazzi, il video di oggi termina qua. Io spero che vi sia piaciuto, se è così vi invito a lasciare un bel mi piace, a commentare e a iscrivervi al canale. Mi raccomando, fatemi sapere cosa ne pensate di questa teoria. Passate dai social che trovate in descrizione per rimanere sempre aggiornati sulle novità del canale. E noi ci becchiamo in un prossimo video!